Bene, sono passate 7 ore dall'inizio della gara e però ci sono alcune parole di tutta questa giornata che io non ho capito bene, quindi ho con me due tutor di due squadre, quella blu e quella gialla, che sono effettivamente due docenti di questa accademia, e vorrei chiedere a loro il significato di queste parole. Per esempio, la prima che abbiamo sentito, ossia il brief. Cos'è il brief? Il brief è la Bibbia. Il brief è un documento che contiene informazioni essenziali per la realizzazione di una campagna pubblicitaria. Bene, torniamo un attimo qui a noi. È la mia aula e tu non ci entri. E invece l'art cos'è? L'art director insieme al copywriter forma la coppia creativa che sono la base della realizzazione di una campagna pubblicitaria. Bene, e un'altra parola che è una brochure. La brochure è un opuscolo che attraverso immagini e testo illustra le caratteristiche di un prodotto, di un brand o di un servizio. Pittogramma, per esempio. Pittogramma è una forma piuttosto narrativa ma sintetica per identificare un simbolo. Un pittogramma è un disegno. Teoricamente, se è ben fatto, un simbolo comprensibile a qualunque latitudine e a qualunque cultura tu appartenga, vedendo il pittogramma dovresti capirne il significato. E che potrei chiedervi cos'è una font? Cos'è una font? Una font è una serie di caratteri tipografici accumulati, diciamo, dallo stesso stile. Io so anni che mi domando, che cos'è questa font? Esatto. E poi possiamo chiedervi cos'è una landing page? Allora, una landing page è la pagina di atterraggio che un utente raggiunge dopo aver digitato il link. Siete assolutamente chiarificatori riguardo tutte queste terminologie. Già non hai un'altra Sì, perché poi c'ho scritto cose tipo li vuoi quei kiwi, quindi... I kiwi?